Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono i vostri Mitterri ed eccoci qui per un episodio di Cacca Doc with Mitterri. La cacca di oggi la dedicheremo ai Most Wanted Games 2024, che se un anno videoludico splendido e vi anticipo che il canale riceverà delle modifiche per quanto riguarda programmazione, demolizione dei gameplay e quant'altro, tutto per il bene del miglioramento. D'altronde, come si dice, anno nuovo, canale nuovo o rinnovato. Ma lasciamo stare questo, mettiamo da parte questo argomento di cui magari tratteremo un'altra volta e partiamo subito con il video con i giochi Most Wanted 2024. Inizio dicendo che però di molti giochi ancora non si sa la data di uscita e quindi ho messo, diciamo, fra i primi quelli che sono sicuro che usciranno in una data specifica, mentre altri li ho raggruppati tutti insieme, quelli di cui si parla, si vocifica ci sia la possibilità che escano quest'anno, ma non è detto. Ma per iniziare vi ricordo sempre lasciare like, commentare, condividere, supportare serie il canale e vi ricordo anche la possibilità di abbonarvi tramite YouTube. Ora apparirà il magico panda che tutti i vari tier e i suoi vantaggi, badge, emoji, video anteprima e quant'altro. Bene, momento sponsorizzazione finita, voglio iniziare la nostra chiacchiera con la lista dei Most Wanted 2024. Andiamo ragazzi. Tekken 8 lo abbiamo già provato su questo canale con una demo che davvero è impressionante. Vi metto in alto a destra il video in questione. Graficamente, la Unreal Engine 5 rende il gioco davvero stupefacente. Avremo un roster formato da personaggi iconici e da qualche nuova aggiunta. Oltre a questo, da notare la modalità online che si ispira alla scelta in questo ambito di Street Fighters 6. La storia sarà sempre incentrata sulla faida della famiglia Mishima e sul torneo Tekken. Questo sì che è un Most Wanted con i fiocchi. E io, ragazzi, sono davvero euforico. Prince of Persia The Last Crown è il ritorno di una serie celebre di Ubisoft dopo molto tempo. Pensare che Assassin's Creed 1 dovesse essere un gioco di Prince of Persia. Questo è molto curioso. Il gioco non è uno di quelli che voglio assolutamente giocare, ma sono davvero curioso per il ritorno per un brand, per un titolo così importante nel passato. Lo stile grafico è molto colorato e devo dire che il design del protagonista non mi ha tanto convinto. Ma quello che mi interessa è vedere se un Prince of Persia con gameplay stile Metroid sarà una scelta azzeccata o un flop grande come una casa. Vedremo. Pathetic. Let's get them together. Jujutsu Kaisen Cursed Clash, o Cursed Clash come si vuole dire, sarà un nuovo gioco dedicato a un anime. Un anime che ha avuto e sta avendo successo, un anime che adoro, uno dei miei preferiti del momento. E anche se di solito i giochi sugli anime molte volte non sono davvero dei buoni giochi, su questo ho un buon presentimento. Scopriamolo insieme il 2 febbraio cosa si rivelerà, se è un buon gioco oppure un gioco qualsiasi. Suicide Squad Kill the Justice League ha avuto molti rinvii, ma sono curioso se il nuovo gioco di Rocksteady saprà riscattare la Software House, creatrice di una delle serie videoludiche più ben realizzate, la serie Arkham di Batman, dopo, diciamo, il quasi flop di Gotham Knights, un gioco all'uscita per niente all'altezza dei precedenti titoli Rocksteady. Anche questo sarà in uscita il 2 febbraio. Banisher Ghost of New Eden è uno di quei titoli che, appena visto il trailer, mi sono detto: devo giocarlo. La storia della coppia di cacciatori di fantasmi, con la moglie che è morta e aiuto il marito da fantasma, molto ironico,
Non so, mi ha fatto pensare che dovremmo provarlo assolutamente. Il gioco è in uscita il 13 febbraio. Skulls and Bones è un altro titolo di casa Ubisoft che finalmente uscirà. Con la demo che vi linko qui in alto a destra abbiamo potuto assaporare il multiplayer online piratesco della casa transalpina e, da quello che ho potuto vedere, è come se avessi rigiocato al precedente Assassin's Creed Black Flag, che non è una brutta cosa. Anche per questo capitolo di Ubisoft nutro molta curiosità, anche se spero che ci sia una modalità storia di buon livello. Anche questo titolo è in uscita il 13 febbraio. Final Fantasy VII Rebirth, un altro gioco della mitica saga di Square Enix, sequel e remake del settimo capitolo. Splendido, come sarà sicuramente altrettanto bello questo nuovo remake in uscita il 29 febbraio. E io devo dire che grazie a questi remake sto scoprendo un vero tesoro. Rise as one. Rise of Ronin è la nuova esclusiva Sony del team ninja a tema samurai. La storia sarà però ambientata in un periodo diverso da Ghost of Tsushima, ma devo dire di essere rimasto innamorato del gioco con il protagonista Jin Sakai e voglio provare questo mio Most Wanted a tutti i costi, non vedo l'ora che esca il 22 marzo. Poi ci sono altri giochi di cui non abbiamo una data, ma le cui uscite sono previste per il 2024 e io li sto aspettando. Tra questi annoveriamo Avowed, il gioco di azione in ruolo di Obsidian Entertainment, Star Wars Outlaw, nuovo gioco di Star Wars ma realizzato da Massive Entertainment e Ubisoft Paris, Chrono Odyssey, il videogioco che tutti aspettano, così c'è scritto se lo cercate su Google, Senua's Saga Hellblade 2, il gioco di Microsoft che si è mostrato davvero la grande e non vedo l'ora di giocarci, Stalker 2, Heart of Chernobyl, il gioco che a causa di forze maggiori, sapete di cosa sto parlando, è stato rinviato e forse, dico forse, esce quest'anno. Metal Gear Delta Snake Eater, il remake del terzo capitolo, forse il meno atteso della saga Metal Gear, ma è sempre un Metal Gear. Silent Hill 2 Remake, che, visto gli ultimi remake, speriamo che sia resa giustizia al gioco di Konami uscito dalla geniale testa di Hideo Kojima. Come di Kojima, l'ultimo gioco atteso da me per il 2024, ma ci credo davvero poco, visto che non abbiamo visto tantissimo, ossia Death Stranding 2. Insomma, anche questo sembra essere un anno molto ricco. Certo, ci sono molti remake, forse troppi, ma se sono da un remake di qualità, come ho visto per i titoli Capcom, per altri che sono usciti come Final Fantasy, insomma, sono remake fatti bene, che rendono giustizia ai vecchi giochi, ragazzi, sono remake ben accetti. E con questo, noi finiamo la chiacchiera di oggi. Io spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso invito a lasciare un like, a commentare e di la vostra, ditemi anche quali sono i vostri Most Wanted 2022. In caso non l'abbiate fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere notifiche dei nuovi video che usciranno e seguitemi su vari social come Facebook, Instagram, TikTok, così per sapere di più sul mio lavoro e godervi altri contenuti multimediali da me offerti. Ultima cosa, vi ricordo sempre che se volete supportare il mio lavoro, oltre mi piace, commenti e condivisioni, di cui già vi sono molto grato, c'è la possibilità di abbonarsi tramite YouTube, ora apparirà Magico Panda con tutti i vari tiri e suoi vantaggi, badge, emoji, evidente prima e quant'altro. Noi ci vediamo in un prossimo episodio, vi auguro ancora una volta il buon anno e spero che sia davvero bello per tutti, dal vostro Nick Terry, passo e chiudo.